Siamo arrivati nel pueblo magico di Sayulita nella riviera Nayarit. Adesso faremo un giro in centro, visiteremo qualche spiaggia e organizzeremo il tour di domani a Islas Marietas. Questa è Plaza Sayulita, tutta bella colorata. Guarda che bella l'artesania messicana. C'è anche la scritta colorata Sayulita. Andiamo a vedere la spiaggia pubblica di Sayulita. Qua ci sono un po' di barche, tantissimi ombrelloni. Andiamo a vedere il mare. Ci sono tantissime persone che fanno surf qua. Chissà se un giorno ci proverò anch'io. Spiaggia sinceramente non mi fa impazzire, essendo abituato alla Riviera Maya, ai Caraibi. Questa è tutta un'altra cosa. Come vedete in acqua ci sono vari surfisti e anche gente che sta imparando. Però non mi fa impazzire, l'acqua è gelata, essendo oceano e non mare, è veramente fredda. Guardate che surfano, non si provano. Ciao ragazzi, in tutta Sayulita abbiamo trovato solo 3 persone che vendono i tour. Tra l'altro vendono 2 tour, uno del surf e l'altro quello di Isla Marietas, che dobbiamo fare noi. Ma quello che fa ridere è che nella Riviera Maya vendono tantissimi tour diversi, turistici come qua, con il pranzo compreso eccetera. Di 8 ore circa 90 euro, 80-90 euro. Qua vengono un tour di 2 ore e mezza a Isla Marietas e 20 minuti solo per la playa scondita, quella famosa, per 200 euro. Cioè sono fuori di testa, ma non lo compro, non perché non posso permettermi, ma perché non ne vale assolutamente la pena quel prezzo lì. Cioè noi vendiamo un tour di 150 euro, ma stiamo parlando di un tour di una certa qualità, tutto in italiano e poche persone. Cioè, allora ragazzi, io Sayulita non la consiglio, ma proprio zero. Cioè, a parte che la spiaggia fa schifo, cioè guardate, no,